Bella ragazzi e bentrovati qui in questo primo video del 2016 che finalmente vi porto perché sì, vi ho fatto un po' aspettare ma fidatevi che ne è valsa la pena. Ne approfitto comunque anche per fare gli auguri al bomber Walid Walan, tranquilli che non è dell'ISIS, che compie gli anni oggi. Grazie per ridono intanto dietro. E per gli amici è detto Wallo, bellaci. E quindi niente, auguri bomber, ci vediamo con i rasi video, bella. E bentornati qui in questo nuovo anno e quindi a proposito, auguri di buon anno a tutti. Ma comunque oggi siamo qui con questo nuovo episodio di carriera che è il 19º episodio molto importante, ma come tutti quelli che andremo ad affrontare da qui alla fine del campionato e della stagione, visto che giocheremo partite decisive anche oggi, ci sarà il big match all'Olimpico contro il Napoli, la partita che giocheremo per prima, non meno importante, perché comunque è una partita difficile. In trasferta contro l'Atalanta, in trasferta non vinciamo da più di un mese, e poi le due contro il Borussia Dortmund. Eh sì, anche oggi, quattro partite. So che vi fa piacere, quindi cerco sempre di impegnarmi per portarvi il meglio in questi episodi che purtroppo ultimamente non vi sto portando tanto spesso. Però ammettete anche voi che quando riesco a farli uscire escono sempre videoni, perché comunque so forte. Stronzate a parte, ragazzi, ci eravamo lasciati con questa classifica. Quindi noi siamo a meno 2 della Juventus e dovremo cercare di recuperare, e soprattutto con questo calendario. Quindi le quattro partite di oggi che vi ho elencato prima le giocheremo tutte terminando il mese di aprile, e poi ci sarà il rush finale della stagione, le ultime quattro partite di campionato più l'eventuale finale, spero, di Europa League. Morgan De Santis che appunto ci dice: Mister, complimenti per averci condotti a un passo dalla finale di Coppa. Spero di avere la possibilità di dare il mio contributo per alzare un trofeo prima di ritirarmi definitivamente dal calcio. Ecco, io vorrei cercare di non stravolgere molto la rosa, però allo stesso tempo, viste le parole di Morgan De Santis, potrei anche decidere di farlo giocare contro l'Atalanta, visto che comunque potrebbe essere la sua partita, in questo episodio non ne vedo altre nelle quali potrebbe scendere in campo, e soprattutto sì, Szczęsny ci sta dando il 110%. Per quanto riguarda il contributo nelle ultime partite, però è chiaro che un turno di riposo farebbe bene anche a lui per non perdere lucidità. Quindi noi ci vediamo nella partita contro l'Atalanta, quindi all'Atleti Azzurri d'Italia, con l'obiettivo chiaramente di far 3 punti per inseguire la Juventus, che tra l'altro ha già giocato e vinto, quindi in questo momento siamo a meno 5 dei bianconeri. Loro non perdono terreno, dobbiamo cercare di farglielo perdere, ma intanto di non perderlo noi, come abbiamo fatto fino a questo momento. Sarà l'Atalanta a dare il calcio d'inizio, è tutto pronto, siamo partiti. È la 33ª giornata di campionato, alla fine ne mancano 6. Diego Falcke. Attenzione alla prateria che può avere Wenger, è servito, c'è anche i turbi, Wenger pensa al destro, poi lo prova da lontano, Sportiello in calcio d'angolo. Purtroppo non gli è andata bene, attenzione però al capitano che lo cerca ancora, Wenger mette giù il pallone, poi riprova in porta Sportiello, e questa era molto più pericolosa. De Rossi va dentro Thiam, servizio per i turbi che riesce a servire in qualche modo Thiam, il pallone sta arrivando dalle parti di Falcke. Ancora De Rossi, Iturbe al limite, va dentro dall'area di rigore per Iago Falcke, palo e palla sul fondo. Molto meglio la Roma da questi primi 13 minuti, ma la palla chiaramente non entra. Rientra sul mancino, Bellini dentro per Gomez, che è costretto a tornare da Bellini. Il destro è potente, ma impreciso. Occasione però per l'Atalanta. Tocco verticale per D'Alessandro, che si appoggia da Bellini. Attenzione alla pressione di Torosidis, attenzione al regalo soprattutto per Iturbe, va dentro Torosidis, in area di rigore, Torosidis con il sinistro, non ci credo! Palla sull'esterno della rete, ma che occasione per la Roma, con il Greco che era stato messo in movimento da Iturbe. Ha subito un colpo, l'Atalanta attacca con Delis, che intanto porta in vantaggio i suoi. Il vantaggio lo convenziamo dopo, sinceramente sono più preoccupato per il capitano. Comunque il gol al 45esimo, ragazzi, era scritto. Con l'Atalanta che non ha fatto nulla per tutto il primo tempo. Già da questo replay vediamo che Totti rimane a terra. Dennis comunque ha portato in vantaggio l'Atalanta. Sportiello, attenzione al rischio, Sportiello stava combinando qualcosa di abbastanza grave, qualcosa che avevamo già visto in questa stagione contro la Z. È qualcosa che vi ricorderete sicuramente molto bene, ma attenzione all'Atalanta, Roma sempre scoperta. D'Alessandro contro De Santis, D'Alessandro 2-0 al sesto del secondo tempo, e adesso si mette male. Roma che deve provare a reagire a tutti i costi, bisogna perdere ulteriori punti. Roma che però non sembra esserci con la testa, e queste sono le cose che mi fanno veramente infuriare, perché se in un momento del campionato in cui la testa dovrebbe essere la prima cosa, dovresti andare ad aggredire la Juventus che è lì, dovresti mettere pressione. Totti lo tolgo, ragazzi, perché continua a toccarsi la spalla, non ce la fa più, però non possiamo veramente pensare di vincere un campionato in queste condizioni, un campionato peraltro dominato da noi, perché anche negli scontri diretti contro la Juve abbiamo perso punti importanti, perché se quegli 1-1 fossero stati già 2-1 sarebbe stata tutta un'altra cosa. Adesso siamo
qui a mangiarci le unghie, a mangiarci le mani per questo risultato abbastanza frustrante con l'Atalanta che continua ad attaccare. Parte Gomez al centro dell'area, no! No! De Santis è uscito veramente malissimo. È andato a cercare l'aria probabilmente. E quella l'ha trovata. L'altra cosa che doveva trovare non l'ha trovata, ovvero il pallone. Rudiger per Wenger, che cerca spazi alla fine. Odegaard dentro Wenger. La risposta, devo dire, molto buona di Sportiello. Ci ha salvato la sua rete inviolata. La Roma era la migliore difesa del campionato, ma dopo questi tre gol incassati non lo è più, chiaramente. Questo colpo di testa di Turbe sancisce la fine della partita. Una partita, ragazzi, che è stata frustrante, perché non solo i tre gol presi, appunto, abbiamo perso il vanto di essere la miglior difesa, abbiamo perso il capitano, spero non fino alla fine della stagione, perché sarebbe la cosa peggiore, considerando che questa è l'ultima stagione per lui, e abbiamo perso forse la possibilità di vincere il campionato. 5 giorni, ragazzi, questo è veramente la notizia che volevo dopo questa partita. Adesso vediamo un attimo di sistemare le cose, di andare a tappare i guai che abbiamo fatto, che però sono causa di noi stessi, perché alla fine sbagliamo e dobbiamo stare zitti, perché, ragazzi, più che farvi vedere queste figure di merda che facciamo, essendo impotente, perché quando poi non riesci a fare un passaggio tra Manolas e Rudiger in difesa è finita la partita, perché se non riesci a passare la palla tra loro due è finita, e quindi è inutile. Adesso, ecco, io un'occhiata alla classifica la darei, perché noi siamo a meno 5 dalla Juventus. Scusate, c'è anche il Milan, che vabbè, è una partita in più, ma c'è anche il Milan. E adesso c'è anche la Lazio. Vabbè. Ragazzi, è frustrante finire così, però non è ancora finita. Siamo al 21 aprile, abbiamo ancora delle partite da giocare, e noi, con la mentalità che spero la squadra capisca di dover adottare in maniera permanente, cercheremo di alzare il trofeo che vogliamo alzare da troppo tempo. Per una fede, per i nostri colori, per una tifoseria, per chi ci sta guardando, o più semplicemente per noi stessi, dallo Stadio Olimpico di Roma, Roma contro Borussia Dortmund, questo è l'ultimo treno verso la gloria. Questo pallone per Bender, poi Castro, Royce dentro l'area e ancora Szczęsny. Si fatica in questo avvio, ma l'importante è cercare di non prendere gol in questa fase dove loro attaccano molto, e poi punirli come meglio sappiamo fare. Gundogan in porta, Szczęsny ancora, questa volta il gol arriva e lo segna Mkhitaryan, il Borussia è in vantaggio. La corsa di Aubameyang, Castagne su di lui, Aubameyang resiste e poi si ferma, va sul sinistro, zona cross, preferisce tornare da Piszczek, quindi pallone in orizzontale per Royce, dentro l'area, Gundogan, forte ma centrale, Szczęsny va sul pallone, ma adesso respiriamo. Bender, la pressione di Pjanic, però non riesce a recuperare. Quindi Hummels porta avanti questo pallone rischiosamente, perché era ultimo uomo. Scambio con Piszczek che torna ancora da Bender. Quindi Gundogan per Castro. Resiste al primo pressing, anche al secondo di Castan. Ancora Castro, non gliela tolgono. Aubameyang, Szczęsny con la manone, la porta è vuota. 2-0. 2-0. Aubameyang. Va via Aubameyang. Quindi il tocco per Gundogan, ancora Aubameyang, Szczęsny, porta vuota, alto, Bender si divora il gol che ci mandava a casa. Royce ha recuperato Salah, Florenzi, Pjanic, chiama avanti Digne, Digne può pensare anche al sinistro, lo prova Digne, Burki, il primo squillo da parte del francese, il primo squillo della Roma in questa partita. Parte Florenzi, la mette verso Manolas, più in alto di lui Burki, poi Nainggolan, col sinistro! Eccolo qui, lo squillo più importante, perché la palla entra in porta, Nainggolan con un gol meraviglioso, Roma 1, Borussia 2, e torniamo in partita, e soprattutto riapriamo il discorso qualificazione, ma qui c'è una perla, quella del ninja, che la va a mettere dove non può arrivare nessuno, e questo va tra i gol più belli di questa stagione. E poi finisce il primo tempo, nonostante il forcing finale la Roma non è riuscita a pareggiare, ma comunque non ci sono state tantissime occasioni dopo il gol dei giallorossi. L'importante è averla riaperta con intelligenza, senza scoprirci molto,
adesso bisogna però trovare qualcosina di più per stare più tranquilli in vista del ritorno. È una partita che si è messa male, momento difficile della stagione, quindi siamo tra virgolette giustificati. Adesso però le giustificazioni non ci sono veramente più. Forza ragazzi. Castro, larga per Mkhitaryan, bisogna stare concentrati dietro, non lasciare assolutamente buchi. Noi invece li concediamo sempre, anche in questo caso. Royce cerca di mettere questo pallone dentro, Castan in qualche modo con l'aiuto di Salah, e la Roma vuole uscire, ma Castan regala il pallone a Aubameyang. La Roma è chiaramente scoperta, con il tocco c'è dentro per Mkhitaryan. Questo è il gol. Questo è il gol. Tre gol presi. Siamo veramente molto intelligenti come squadra, ragazzi. Riusciamo veramente a andare tutto a puttane in un modo che mi fa anche ridere. Perché del resto questa è la Roma, eh. Questa è la Roma che vede il FIFA. È la Roma quando parla di intelligenza artificiale. Questa è la storia della Roma. Riuscire a rovinare tutto. Avevamo la possibilità di giocarcela in casa. Avevamo riaperto la partita segnando quel meraviglioso gol con Nainggolan. Siamo usciti da un'azione morta a prendere anche il terzo. Ora Salah, però a calciare. Poi Herrera, 3-2. 3-2. Questa Roma però ha un pizzico di forza in più rispetto a quella che stiamo vedendo in campionato. E quindi dai, Mkhitaryan, non bisogna fare fallo. Palla dietro, attenzione a Sahin. Poi il tiro provato, Manolas è la Roma che vuole uscire con Salah, che la lascia scorrere, non va bene. Poi sì, perché se la riprende. E allora può partire con il motorino Salah. Forza Mohamed, la corsa dell'egiziano, che esiste la pressione di Schmelzer. Al centro c'è Higuain, Salah, arriva anche Herrera dietro. Il pallone non arriva, Herrera. E Salah però ha avuto una grandissima idea, perché Higuain era raddoppiato in area, mentre Herrera arrivava in corsa da dietro ed era solo. Purtroppo non è andata bene questa volta, ma Benassi se la riprende. Royce, Sahin, poi Gundogan, tornata Schmelzer, addirittura Schmelzer in zona offensiva, Szczęsny, nonostante la deviazione, c'è sempre Wojciech. Nainggolan per Higuain, e poi lascia il pallone centrale a Benassi. Occhio a Benassi, si ferma, c'è anche Florenzi che arriva. Lorenzi da lì può pensare anche al destro, deviazione, calcio d'angolo per la Roma. Insistiamo signori, 10 minuti al 90esimo, alla panchina c'è proprio Alessandro Florenzi. Il cross in area di rigore, Sahin vuole prendere dalle parti ancora di Alessandro, che può tenerla lì. Florenzi cerca spazio, ancora Florenzi, guarda Manolas, c'è anche Salah, chiude Piszczek. Insiste però la Roma, con Castan per Florenzi. La Roma adesso che chiaramente deve stare però attenta a non esporsi ai contropiedi, perché sì, la dobbiamo pareggiare, ma 3-2 non ci fa schifo, eh. Considerando che poi con un 4-2 sarebbe veramente finita il ritorno. Bisogna provare a trovare lo spazio per metterla dentro, va la persona in Golan, Subotic. Va ancora Roma con Buffal. Buffal con la forza è passato, Digne al limite per Salah. Salah, calcia in porta! Salah, 3-3, eccolo qui, il gol di Mohamed, assegna anche lui, il pareggio della Roma. Non muore mai, in qualche modo, non si sa neanche come. L'abbiamo ripresa contro un avversario fortissimo che avrebbe strameritato di vincere questa partita. Con la deviazione decisiva di Subotic, il gol è buono. Mohamed Salah, Roma 3, Borussia 3. Ma attenzione ancora alla Roma che non si è fermata. Va la Higuain che può puntare Hummels e Pipita. Torna la Salah, sta ripartendo Higuain. Il tocco centrale per Nainggolan. Nainggolan. Perché Buffal largo, ragazzi, se succede, non succede, infatti. Non succede, stavo dicendo, non succede, ma se succede, non succede, state tranquilli. Il pallone dalle parti di Mohamed Salah, che dovrebbe riuscire a metterla giù, così è. E poi riesce anche a non perderla, e quindi palla su per Higuain. Due di recupero, dobbiamo quantomeno provare a tenerli lontani dalla nostra porta. Quindi Herrera si appoggia a Salah, non c'è più tempo, è 3-3. Non facciamo il colpaccio clamoroso, perché il colpaccio l'abbiamo già fatto non perdendo, e 3-3 olimpico. Il Borussia già pensava alla finale, noi l'abbiamo fatti tornare sui piedi per terra, perché finisce in parità questa partita. Chiaramente sono favoriti loro, ma il calcio ci ha dimostrato spesso e volentieri che nulla è scontato. Szczęsny, Florenzi, Manolas, De Rossi, la sorpresa è Digne in difesa, Benker, Pjanic, Ocean a centrocampo, Fekir, Falke e Iturbe. Così la Roma, formazione un po' rimaneggiata in maniera forzata, Castan fuori condizione, visti i guai che abbiamo visto nell'ultimo periodo difensivi. Abbiamo preso 6 gol in 2 partite, prima dall'Atalanta, e non la posso passare, l'altra da Borussia già la posso passare un po' di più, ma comunque sempre 6 gol presi in 2 partite, che sono tanti. Ho preferito arretrare De Rossi, che è un ruolo in cui comunque può giocare, senza far giocare invece Castan, Rudiger, Magir, che sono veramente, la freccetta addirittura era tutta in giù, e quindi condizione assolutamente indiscutibile la loro.
Davanti invece il tridente cambia perché, capito? Intanto ho capito che il 4-3-3 è un modulo con cui è l'unico modulo con cui posso pretendere di giocare in questo finale di stagione, visto che ho provato il rombo a Derby e abbiamo perso, ho provato il rombo a Bergamo e abbiamo perso. E poi comunque cambia tutto davanti, chiaramente, perché c'è stato il Borussia, ci sarà di nuovo il Borussia e quindi sono tutti stanchi. Detto questo, è cominciato Roma-Napoli, protagonista salì all'andata con il gol del pareggio. Attenzione all'aggressività proprio di Ucciani, che ruba il pallone e va tu per tu con il portiere. Ucciani in aria, arriva anche il supporto di Fekir e la Roma va in vantaggio con GDM, ma soprattutto con Nabil Fekir. Gol fondamentale, Roma 1-0. E qui bravissimo ad aggredire il turco, a portare la palla a Enrique se non sbaglio, e poi la freddezza ovviamente di Fekir, che non sbaglia da due passi. Sesto gol nel campionato per lui. De Rossi, Manolas, Roma adesso veramente padrona del campo. Florenzi per Manolas, Ucan, tocco di Suola e poi tocco per Digne. Occhio a Falche, intanto Falche posizione regolare, Iago Falche per il 2-0. Il Napoli non difende e noi ringraziamo. Roma 2-0 per l'appunto Iago Falche, il raddoppio dello spagnolo a 5 dalla pausa. Era una Roma che comunque stava strameritando il raddoppio, perché stavamo facendo un tiki-taka continuato e alla fine lo spazio si è creato sul palo lontano che non può arrivare all'estremo difensore del Napoli. La mette Falche per il 2-0, adesso manca solo i due e poi sono finiti gli attaccanti. Poi Fekir però la perde, attenzione alla dentro Manolas, e questo è fondamentale, mamma mia, ha salvato un gol già fatto, quello di Insigne, è andato a immolarsi, a salvare la Roma, un gol fondamentale, vi dico anche perché appena finisce il primo tempo. Ma attenzione a questo cross, ad uscire con il Kadri che la rimette dentro, poi ancora lui, il Kadri per Koulibaly, insiste il Napoli in questo finale, va col destro, la palla resta lì, traversa in riga e poi gol. E poi gol. E quindi niente, non ci riusciamo proprio, ragazzi, non ci riusciamo proprio. Comunque quello che vi stavo dicendo è che sarebbe stato fondamentale andare alla pausa sul punteggio di 2-0, perché intanto era importante non prendere gol prima della pausa. E poi perché potevo fare i cambi e fare turnover per la sfida contro il Borussia, era importante aver già chiuso i giochi nel primo tempo. Invece 2-1. 2 minuti di recupero, ragazzi. Attenzione al Napoli, che attacca ancora. Gabbiadini per Mertens, Iago Falche di niente davanti, Mertens passa lo stesso, poi De Rossi in scivolata, ha rischiato tantissimo. Quanto ha rischiato Daniele, ma attenzione che sarà anche il portiere, che tra l'altro non so chi sia il portiere del Napoli di oggi. Attenzione al cross di Zuniga verso Nainggolan, prima di Gabbiadini, la palla sul fondo, rimessa dal fondo per Szczęsny, rimessa dal fondo per Wojciech. E allora forza, ragazzi, tutti su, voglio i tre fischi. Finisce per terra Fekir, la partita è finita e la Roma torna a vincere 2-1 di sofferenza. Abbiamo giocato solo 45 minuti, ma sono bastati per i due gol di vantaggio che c'eravamo presi. Poi è chiaro che abbiamo rischiato per quel gol che si poteva evitare alla pausa, l'ho detto, però l'importante è ottenere i tre punti. La felicità sul volto di Fekir è l'emblema di questa vittoria, e Roma che ritrova appunto i tre punti dopo una sconfitta molto pesante contro l'Atalanta. È chiaro che adesso voi mi direte, sì vabbè, in casa non è che dovete ritrovare la vittoria, l'importante è vincere in trasferta, l'importante è vincere, perché in questa fase del campionato l'importante è veramente ottenere i punti. La Juve non ha giocato, dovrà giocare, il Milan pure, giocherà a Verona, il Milan può vincere, la Juve anche, però un po' di meno, dai, nel senso il Milan può vincere facile, la Juve a Firenze dovrà sicuramente, non gli regala nulla a nessuno, questo nel senso. Comunque, allora, io dovrei rifare un attimo gli allenamenti. Io più che altro vorrei un attimo andare a vedere la classifica. E si mette male perché adesso io vorrei vedere da qui alla fine le partite che dovremo giocare noi. Insomma, gli scontri diretti, le partite che dovremo giocare noi e la Juventus. Allora, aprile è finito, passiamo quindi a maggio. Noi giocheremo in trasferta contro il Genoa. Il Milan giocherà in casa contro il Frosinone, la Juventus non giocherà contro la Lazio, giocherà comunque il 4, però più che altro quando è che giocherà? Penso a questo punto il 30 aprile contro il Carpi in casa, e questa sulla carta dovrebbero vincerla. Poi appunto giocheranno contro la Lazio e noi in casa contro il Torino, questo il 4, poi il 7 poi l'8, loro giocheranno in trasferta contro il Verona e noi in casa contro il Chievo, e poi l'ultima partita che sarà
per loro in casa con la Samp, per noi in trasferta a Milano contro il Milan. È un cammino particolare per entrambe. Secondo me loro sono favoriti a questo punto, intanto perché giocano molte partite in casa e poi comunque perché sono avanti in classifica di 2 punti e si possono permettere di giocare più tranquilli. Però dalla nostra abbiamo il fatto che non abbiamo nulla da perdere e quindi dobbiamo giocare tutte le partite al massimo, di sacrificio, di unità come questa contro il Napoli, perché comunque abbiamo sofferto ma siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Dobbiamo fare così fino alla fine. Signori, prima di andare a giocare la partita contro il Borussia Dortmund, volevo dirvi che siamo arrivati al termine di questo episodio, il che vuol dire che se voi volete vedere quale sarà poi il nostro destino, potete benissimo domani alla stessa ora di oggi, quindi alle 14.30, tornare qui sul mio canale e godervi la partita intera al Signal Iduna Park. Bisognerà fare l'impresa, ma per questo motivo io ho scelto di provare a farla insieme a voi e quindi sarete molto importanti perché vedete tutta la partita dall'ingresso in campo fino alla fine, spero, fino ai festeggiamenti per l'arrivo in finale. Questo però lo vedremo solamente domani. Non vi do nessuno spoiler, anche perché non ne ho, considerando che se guardate un attimo lì c'è il menu, devo giocare ancora la partita, guardate, è ancora tutto in diretta così, cioè io faccio, vedete. E quindi non so nulla, però potrei saperlo poi domani. Quindi voi tornate, siateci e bella raga!